Buonasera a tutti. Oggi è il 58esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ci tenevo moltissimo che questo film, il mio film, venisse proiettato questa sera, proprio perché parla della lesione di un diritto fondamentale dell'uomo, che è la vita, e la vita in un gruppo, e quindi si parla in questo film di genocidio. Sono molto contento di poterlo presentare qui in Cineteca, perché la Cineteca di Bologna ha supportato la realizzazione di questo lavoro, e che è stato finanziato oltre che dalla Regione Emilia-Romagna anche dalla Regione Marche, sempre con i fondi della cooperazione allo sviluppo. Cosa un po' particolare il fatto che un film, un documentario venga finanziato con i fondi della cooperazione allo sviluppo, ma secondo me un lavoro di questo tipo può aiutare a far crescere la consapevolezza sui diritti dell'uomo e sul perché si continua a lavorare in certi paesi, per quale motivo continuiamo ancora oggi, perché la Regione Emilia-Romagna continua ancora oggi a investire risorse in Bosnia e Erzegovina, a realizzare progetti di intervento sociale, via dicendo, proprio per i motivi che scopriremo insieme questa sera dopo la visione di questo lavoro. Grazie a tutti, buona visione. Mi piacerebbe così sapere, visto che credo che sia forse il tuo film più importante questo, sia anche per l'impegno, per la durata, per anche l'utilizzo di un linguaggio cinematografico e anche sperimentale al tempo stesso che c'è in questo lavoro. Per cui mi piacerebbe un po' sapere il tuo rapporto con questo film. Grazie a Igor che tu abbia individuato il punto. Il mio rapporto con la Bosnia è forse il punto di partenza. Non so per quale motivo, ma questo paese mi ha adottato, mi ha conquistato qualche anno fa, nel 99, quando ho iniziato a fare la tesi di laurea. Da allora sono continuato a tornare, e non so per quale motivo, non riesco a spiegarmelo, in parte per interesse, in parte per gli studi, in parte per puro caso che ha voluto che mi venissero offerte delle opportunità di tornare in questo paese. E certo che da studente universitario, quando nel 99 iniziai ad andare la prima volta, iniziai a occuparmi di Bosnia, mi resi immediatamente conto che dentro la Bosnia, dentro la sua storia, dentro la sua guerra, erano rinchiusi i virus, i batteri che si sarebbero poi propagandati e propagati nel prossimo futuro. Ero cosciente, già nel 99 la guerra era già finita da 4 anni, però l'Europa, il mondo si trovava di fronte a delle nuove sfide, la sfida del terrorismo era alle porte, e quindi il conflitto fra culture, questo nuovo paradigma di interpretazione della politica internazionale dopo il crollo del muro di Berlino. E lì in Bosnia io mi sono reso conto che tutto quello che noi viviamo oggi si era verificato in tutta la sua potenza distruttiva qualche anno prima: lo scontro fra identità nazionali, lo scontro fra religioni, l'utilizzo della storia a fini politici, l'utilizzo della religione a fini politici, tutti questi schemi mentali io li ho incontrati nei miei studi, nella frequentazione delle persone, dei bosniaci, e ho capito fin da subito che questo paese poteva aiutarmi a interpretare anche il mio paese, e anche le relazioni fra gli stati a livello planetario, le relazioni fra comunità a livello planetario. E da allora niente, ho iniziato a frequentare, ho avuto la possibilità di fare la tesi, poi di tornare per un progetto di volontariato, ho vissuto 6 mesi a Mostar. Ecco, adesso Srebrenica è diventata la mia seconda città di adozione in Bosnia, la mia prima città d'adozione è stata Mostar, un'altra città che in qualche modo è stata anche quella un simbolo della guerra di Bosnia. Lì c'è stata una guerra che ha riguardato soprattutto due comunità, i musulmani e i croati, anche se i serbi, diciamo, o comunque l'esercito jugoslavo ha avuto un ruolo importante. E ho vissuto a Mostar 6 mesi, ho realizzato alcuni documentari, poi ho incontrato Roberta Biaggiarelli,
e una persona straordinaria, un'attrice veramente intensa, che da molti anni anche lei era stata contagiata da quello che viene spesso definito il male di Bosnia, come se ci fosse assieme al male d'Africa il male di Bosnia. Ci sono persone che vengono contagiate, vanno in Bosnia forse perché è così vicino, forse perché c'è la possibilità di andare lì in vacanza per un breve periodo e rendersi conto di quello che è successo e iniziano a porsi delle domande, a tornare in Bosnia. E la Roberta Biasarelli è una di queste persone. Aveva letto un libro di Luca Rastello, La guerra in casa, e aveva deciso di trasformarlo in uno monologo teatrale, in uno spettacolo teatrale, una narrazione civile del genocidio di Srebrenica. E lei è dal 99, 98, 99 che porta in tutta Italia questo spettacolo, da sola sul palco e da sola anche a portarlo, questo palco molto, molto semplice in realtà, basta un tappeto e poco altro per rappresentare questo monologo. Io l'ho visto e sono rimasto folgorato, 1 ora e mezza di una persona che parla da sola sul palco e che lascia tutti senza fiato e ti viene incollato su di lei, è molto difficile, insomma, sono pochi le rappresentazioni teatrali che riescono ad avere lo stesso effetto. E quindi anche sua proposta, ci siamo conosciuti sul Danubio e mi ha chiesto a me, ad Alberto Boulet, che è co-realizzatore della sceneggiatura, di aiutarla a realizzare un documentario, un documento audiovisivo, perché il teatro ha bisogno di Roberta. Un film va dappertutto, non ha più bisogno dell'attrice, basta un DVD, infatti abbiamo stampato dei DVD. E ci siamo messi insieme a capire come fare per tradurre. Lei voleva fare un film dal suo spettacolo teatrale, io ho subito capito che era interessante realizzare un documentario che raccontasse non soltanto lo spettacolo, ma mettesse insieme tanti altri materiali che sapevo di riuscire a trovare, soprattutto nel caso di Srebrenica. Srebrenica è veramente il primo genocidio in diretta della storia dell'uomo, credo, perché nella follia propagandistica dei serbi di Bosnia, dei generali, cioè dei politici, ecco, non dei serbi, vorrei cercare di evitare di fare queste generalizzazioni perché, come avete visto, ci sono molti serbi che continuano a soffrire e quindi questo è un punto importante, ma nell'intenzione, nel delirio propagandistico dei generali, dei politici, riprendere il modo in cui hanno realizzato la pulizia etnica in modo pulito, infatti Ratko Mladic fa sfoggio di umanitarismo, nel mentre sposta maschi, anziani, donne e bambini verso un altro posto, cioè realizza la pulizia etnica, un crimine contro l'umanità. E lui è uno che nel suo delirio propagandistico documenta il suo crimine, e quindi diciamo, abbiamo questa documentazione. Ma questo laissez-faire si è trasmesso in linea gerarchica dalle massime autorità dell'esercito bosniaco, quindi da Ratko Mladic, fino alla manovalanza, alla bassa manovalanza del genocidio, cioè il ragazzo che avete visto ha ripreso l'esecuzione dei 6 ragazzi, quelle immagini terribili che avete visto, e che fino all'ultimo sono stato indeciso se inserire, ma ho deciso coscientemente di inserirle perché secondo me hanno un doppio valore. Sono insieme la testimonianza, la pistola fumante del coinvolgimento del governo serbo sotto il controllo di Slobodan Milosevic nel genocidio di Srebrenica. Le persone che realizzano quello che avete visto, quei 6 ragazzi ammazzati a sangue freddo sono truppe degli scorpioni, sono forze militari speciali del governo del Ministero dell'Interno serbo sotto il controllo di Slobodan Milosevic e operavano in Bosnia, cioè una repubblica autoproclamatasi indipendente dalla Jugoslavia. E
sempre stato sostenuto dalla Serbia, che non avevano nessun ruolo, che la Serbia non ha mai avuto nessun ruolo nel genocidio di Srebrenica, era stato realizzato tutto dai serbi di Bosnia. Invece queste immagini documentano e testimoniano l'esatto contrario. Purtroppo Milosevic è venuto a mancare per poter essere condannato, anche grazie a queste immagini, per le sue responsabilità. L'altro motivo, che secondo me è più universale, per cui ho deciso di utilizzare queste immagini così terribili, è perché sono qualcosa che ci tocca, secondo me, proprio da vicino a tutti quanti. Com'è possibile che un ragazzo di, credo, 17 anni, questo video è stato recuperato da Natasha Kandic, una grandissima giornalista e sociologa, soprattutto giornalista che lavora a Belgrado per i diritti umani. L'ha recuperato perché sono immagini che giravano come video pornografico, come video voyeuristico, tra i reduci della guerra di Bosnia, e qualcuno si è pentito. Qualcuno si è pentito e l'ha fatto avere a Natasha Kandic, che l'ha consegnato al Tribunale dell'Aia. Com'è possibile che un ragazzo di 17 anni, 18 anni, anche 20 anni, coinvolto in quelle operazioni, decide di riprendere con una leggerezza così brutale quegli eventi, e possa esprimere così tanto cinismo e così poca considerazione della vita umana da esprimere frasi tipo passami la batteria o anche questa è finita un secondo dopo che questi ragazzi erano stati ragazzi suoi omologhi, cioè ragazzi giovani, 16-17 anni. Ecco, questa è una cosa che non mi spiego e rimane un grosso mistero. Non so quale demone, quale propaganda, quale spirito di corpo abbia potuto permettere una cosa che si costituisse una cosa del genere. E tutte le volte che lo vedo mi fa l'effetto della prima volta che l'ho visto, questo video. E basta. Vorrei chiedere a Luca che cosa pensa dei centri di permanenza temporanea in Italia. Sono zone definitivamente temporanee, cito un titolo di un libro che mi ha colpito, così come i campi profughi in Bosnia, cioè sono luoghi dell'umanità in eccesso, un'altra definizione non mia. Sono una struttura che secondo me nelle nostre società assume lo stesso ruolo che i campi profughi assumono in Bosnia o nei Balcani o comunque in tutti i paesi dove ci sono questi gruppi di persone in eccesso che cercano di, o per la guerra o per altri motivi, per la povertà, di emigrare. E quelli hanno la funzione di tenere queste persone che riescono a superare i confini, tenerle in delle zone che dovrebbero essere temporanee, ma in realtà diventano definitive e da cui poi intraprendono dei percorsi di ritorno nei paesi di origine, in cui forse ritornano in campi profughi oppure tentano di fuggire e ritornano in queste zone. Penso che insomma siano un'aberrazione del diritto, che insomma il fatto che qualcuno possa essere rinchiuso per 30 più 60 giorni soltanto perché non ha un documento, quindi compie un reato amministrativo, quindi sia per questo passibile di detenzione, mi sembra un'aberrazione, insomma. Ecco, questo penso dei campi, dei centri, dei CPT. Mi sono però meravigliata di una cosa, cioè non so se è una scelta anche dovuta di tipo cronologico, non ha messo in evidenza in questa bella carrellata, bella tra virgolette, carrellata di testimonianze, soprattutto quello della profuga serba e la sua capacità di ricomporre gioia nelle relazioni, tra virgolette, etniche. In nome delle pere, dell'offerta delle pere, è un capolavoro di delicatezza, storica e di testimonianza del significato della ricomposizione di questi popoli. C'è stato un grosso sforzo politicamente da parte delle donne, le madri di Srebrenica e anche delle donne serbe. Una minoranza radicale, tra cui c'è anche l'intellettuale da cui lei ha recuperato questo frammento, questo documentario, di ricomporre un senso della memoria
del genocidio avvenuto e della necessità del perdono. Ad esempio, adesso in Macedonia le donne radicali in nero di Belgrado si sono incontrate in questo luogo diverso con le donne bosniache e anche con le donne kosovare proprio per chiedere perdono per questo genocidio. E per queste cose avvenute. Quindi c'è stata una grossa pratica di relazione delle reti pacifiste, radicali, femminile, serbe e bosniache al riguardo. Di questa ricomposizione, ricondivisione di una memoria così scissa e separata non se ne parla molto, non ho visto nessun cenno di questo discorso che fanno le madri di Srebrenica. Grazie. Ovviamente diciamo, già dura molto questo lavoro, 90 minuti sono tanti e per scelta non, si sono consapevoli che ci sono dei tentativi molto validi e sicuramente sono delle azioni urgenti. Per fortuna che ci sono persone nei Balcani che si occupano di una ricomposizione della memoria, però quello che io ho voluto anche rappresentare era diciamo, questa donna Radojka non è una politica, cioè non fa politica, non fa politica. E le donne in nero di Belgrado e anche le rappresentanti delle associazioni delle donne di Srebrenica, come Hatice Mehmedović e Aira Ćatić, loro fanno anche politica, nel senso hanno una grandissima capacità. Di relazioni, sono persone nel senso più vasto colte e sono sicuramente espressione di una grandissima parte della popolazione che lavora in questo senso. Ma per me Radojka è in qualche modo l'assoluto, cioè in qualche modo è l'assoluto, passatemi questo termine, perché credo che ci siano molte più Radojka oggi in Bosnia che non donne in nero serbe, oppure presidente delle associazioni, ce ne sono tante anche di rappresentanti che si danno da fare in associazioni, però volevo dare una rappresentazione il più possibile vicina a un'universalità, per cui Radojka secondo me era nel suo essere naif proprio questo. Non so se sia possibile, io sono un po' pessimista, non so se sia possibile ricomporre la memoria su quello che è successo nell'ultima guerra, è perché diciamo, la strada che è stata scelta per la soluzione, diciamo, anche storica, soluzione storica del conflitto bosniaco è la strada giudiziaria, cioè è stato creato un tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia, l'AIA, e questa è stata una scelta forse anche esterna alla Bosnia e anche di fronte a un'impossibilità nel momento in cui il conflitto stava avvenendo nel creare qualcosa di condiviso all'interno della Bosnia, c'è cioè un tribunale interno, ecco, sto parlando di questo. Per cui si è venuto a creare questo tribunale durante la guerra che è iniziato ad operare e in qualche modo, oltre a produrre diritto, questo tribunale, stabilendo delle sentenze che passano in giudicato, stabilisce anche la storia. Adesso possiamo stabilire i confini fra diritto e storia, però poi soprattutto in questa giurisprudenza internazionale che voi avete avuto modo di vedere in parte in questo lavoro. Come avete potuto vedere, avviene una ricostruzione storica. E quando Krstić è stato condannato per genocidio, il generale che stava assieme a Mladic al tavolo mentre parlavano con Čamka, quel generale lì è stato condannato per genocidio in appello, per cui quella sentenza è stata accettata, vale a livello internazionale, erga omnes, per cui anche fonte di storia per quanto mi riguarda. Io mi sono basato su questo tipo di lavoro. C'è stato un tentativo di creare come in Sudafrica, come già avvenne in Sudafrica per l'apartheid, una commissione
verità e riconciliazione, cioè non una struttura giuridica, ma una struttura di tipo diverso. Non saprei dare una definizione, però cosa è successo? Sotto l'alto autorità di Desmond Tutu, vescovo sudafricano, è stata costruita una commissione che, in cambio dell'amnistia nei confronti di chi si era macchiato di crimini, consentiva a tutti, di vittime carnefici, raccontare le proprie esperienze, che venivano raccolte, che sono state raccolte in una memoria condivisa, in una storia condivisa. E questo è stato fatto in Sudafrica. In Bosnia, lo Stato è ancora diviso a metà, purtroppo. C'è una federazione croato-musulmana, una repubblica serbska, mentre in Sudafrica c'era uno Stato unitario. Già soltanto per il fatto che ci sono due entità separate in Bosnia, questa creazione di una commissione verità e riconciliazione in Bosnia mi sembra alquanto difficile. È stato creato un gruppo di studio, ma non è ancora partita, insomma. Insomma, però il motivo principale per cui non ho dato questo aspetto, che secondo me è importante, è vero, è perché volevo dare più un'idea universale di quello che stava succedendo in Bosnia. Nel tuo film hai evidenziato attraverso un passaggio la impotenza e l'incapacità delle truppe di interposizione nei confronti di quello che stava avvenendo e anche la sostanziale responsabilità, forse. Che cosa significa essere o attraversare la Bosnia da stranieri in questo momento, come te, per esempio, come voi, con la vostra esperienza, nel momento in cui nell'atto in cui si consumavano proprio quelle cose? Non, nessuno da fuori è stato in grado di esercitare un minimo di azione, di produrre un minimo di giovamento, di attenuazione, di tutto quello. Allora adesso, quando vi vedono, dico vi perché ci siete stati io no, ma quando vedono altri, che cosa, qual è la reazione? Io ho sempre trovato persone sempre disponibili, anche per il famoso detto, gli italiani li amano tutti nel mondo. È vero, però in Bosnia non ho mai trovato nessun tipo di ostilità, mai, mai, mai. Ho sempre trovato persone disponibili a parlare, a raccontarmi le esperienze, e a comunicare. Anche muovendomi poi per scelta ci siamo con Roberta e con. Poi ne approfitto, scusami, prima che mi dimentichi di citare anche le altre persone che hanno lavorato a questo film, che sono Giuse Santoro, che ha montato il lavoro, Fabrizio La Palombara, l'operatore, il direttore della fotografia di questo lavoro, e Vanessa Zanini, che mi ha aiutato, mi ha fatto da aiuto regia, mi ha curato le traduzioni perché è di origine serbe, e Giuseppe Lobue, che ha fatto le musiche originali e l'audio. Muovendoci insieme a questa troupe abbastanza variegata, tra cui non eravamo soltanto stranieri, ma c'era anche una ragazza di origini serbe che si muoveva tra musulmani. E la cosa era, però lei è italiana, cioè nel senso è svizzera italiana, per cui parla italiano perfettamente, parla serbo, ha un cognome italiano, Zanini, per cui le chiedevano, ma tu come ti chiami? C'è sempre questa cosa, ma tu come ti chiami? Qual è il tuo cognome? Insomma, si cerca sempre di sondare qual è la persona con cui si ha a che fare. Comunque nel mio caso, parlo della mia esperienza, non ho mai trovato nessun tipo di ostilità, anche se è vero, c'è la consapevolezza da parte sì, c'è la sfiducia nei confronti dell'intervento internazionale. Non a caso in Bosnia è stata creata, no, non è l'ONU che gestisce il processo di pacificazione, perché l'ONU si è sputtanata a Srebrenica, è stata creata un'organizzazione internazionale ad hoc per gestire il processo di pace, il Peace Implementation Council, di cui fanno parte vari G8 più vari ed eventuali, che ha un altro rappresentante in Bosnia, che aveva un altro rappresentante in Bosnia, adesso è l'altro rappresentante dell'Unione Europea. Per dirti, cioè, quanto sia alta la sfiducia nei confronti dell'intervento internazionale. Però chiudo dicendo, sì, l'ONU ci ha fatto una figura grama e forse ha consentito, diciamo, c'è anche un abbozzo di responsabilità, nel senso, ha permesso che venisse conquistata Srebrenica perché si salvasse Sarajevo. Queste sono teorie del complotto di cui non mi sento di dare conferma, perché non ho elementi in mano. Però Dayton ha sì stabilito la situazione della guerra in atto sul campo, ha confermato quella, ha sancito quella per fare la pace. Però se non ci fossero stati
le truppe della NATO dopo dopo il conflitto, non credo che ci sarebbe stato un processo di pacificazione, e di questo ne sono altamente convinto. Quel modello di intervento e di pacificazione successivo a un accordo tra le parti per stabilire la pace ha funzionato fino ad oggi, chissà il futuro. Bene.